incontrano dei problemi di bonifica, si bonifica. Se deve essere un'occasione di qui, dovevo aspettare il canale per bonificare. Dovevo aspettare il canale per bonificare. Dato che stiamo parlando di percorsi, e poi scade l'orario perché non si può fare la cosa in materia straordinaria della persona che lavora prima, io la proporrei che sempre non quello che non si è capito però, scusami, può farlo ieri, perché all'inizio non si capisce mai, no? Poi ci si capisce. Tu all'inizio hai detto che l'opera non si cambia, non si ferma, perché non vogliamo e nemmeno possiamo. I tempi saranno quelli anche gli investimenti. Se è una dichiarazione di quelle preliminari la prendiamo come buona. Se invece è la pietra tombale sul discorso dei percorsi alternativi, non la prendiamo come buona. Allora, infatti questa sera siamo qua per fare delle proposte. Okay. Se riusciamo ad arrivarci, finalmente, le facciamo. Avendoti detto che abbiamo già accettato. Avendovi detto, no, e credo che anche il Presidente ha fatto che noi, non è che abbiamo già acquisito e abbiamo già in corso d'opera cambiato e acquisito diverse varianti, valga per tutte l'interramento del Pertini, quindi no. Anche allora, il treno l'interramento del Pertini è cronologicamente, storicamente vecchio di ormai prima del primo novembre. La popolazione allora si è mossa dal primo novembre. Alberto, dividiamo come si fa avanti Cristo e poi dopo avanti Pertini e dopo. Allora adesso siamo nell'era dopo Pertini, questa cosa qui è iniziata dopo la scelta di interrare quel canale. Allora, i percorsi alternativi che voi state lavorando, avete lavorato, ce li illustrate per cortesia e ci spiegate qual è la fonte? Era appunto l'ordine del giorno di questa sera. Siamo qua. Allora, ripartiamo da quello che vedete, questa carta è tracciata da Via d'Acqua così come approvato, come è stato presentato in N.000 riunioni nei vari consessi in questi mesi, che è quello che è riportato in linea blu. Quindi è il progetto che oggi è in affatto. Aggiungerei alle premesse che diceva Gianni Confronieri un altro aspetto importante, che è un altro vincolo che per noi è immodificabile, è che non possiamo lavorare su aree terze, diciamo quindi non di proprietà pubblica, che non siano state comprese nel piano degli espropri originali. Perché è evidente che al momento in cui noi andiamo a occupare un'area di terza che non è entrata nel piano, nel processo approvativo, quella parte non che l'area non sia la stessa. La norma è molto evidente. Allora, diciamo che i punti di discussione dal nostro punto di vista sono quelli che in qualche modo sono oggetti di curiosità, sono due. Il primo è zona di parco treno, poi dopo magari raccontiamo successivamente zona di parco treno. Allora, sul parco treno diciamo che ci sono sostanzialmente due opzioni che sottoponiamo anche proprio alla discussione. Vogliamo avere una posizione per definizione o così. Le due opzioni sono il mantenimento del tracciato esistente, che nella parte alta ripercorre il canale che già c'è, perché in realtà c'è già un costo che viene allargato, nella zona dove c'è il bocciodromo andare a fare una copertura parziale. Quindi entrate nel parco. All'altezza, ma fate questa voi attualmente il percorso rimane parte a sud di una parte. Qua siamo sotto. Non cambia il tracciato, però un pezzo. Sentiamo. Un po' di voce. Interano sotto la bocciofila, ci mancherebbe. Non è dove c'è la bocciofila. Di fronte. Esageriamo.
Un'opzione. Allora, utilizzare allora, di fianco alla bocciofila, dove si può andare a, a eseguire il canale coperto. Qui oggi c'erano due previsti. Io più di così faccio fatica, però in corrispondenza della bocciofila c'erano già previsti due attraversamenti che andavano a ricollegare i percorsi pedonali che erano previsti al progetto. Si può in questa tratta, dove c'è un tema di alberature e un tema di percorsi e di collegamenti trasversali, andare a realizzare una tratta coperta che a questo punto viene realizzata sotto il vialetto, diciamo, e quindi in qualche maniera rimane una tratta coperta. E in questo caso manterremmo il tracciato nel suo complesso, realizzando ancora la zona umida che è prevista nella parte bassa, che è uno degli elementi di valore di questo progetto, ed è la soluzione che ci sembra francamente, dal nostro punto di vista, preferibile. Una soluzione alternativa che in qualche maniera ripercorre anche delle proposte che sono state presentate sui vari tavoli, era invece quella di mettersi in parallelo alla direttrice est-ovest e utilizzare due traverse dopo il fosso successivo, che comunque non è sufficiente in termini dimensionali, quindi quel fosso va ampliato e riconfigurato anche lui, e poi andare a ricollegarsi qui in fondo in praticamente diventa così. Cioè, quindi in entrambe le opzioni che voi state illustrando voi entrereste nel parco, e quindi non c'è a questo sui momento tracciati esistenti. Sui tracciati, quindi voi non state prendendo in considerazione, lo dico per chiarirci, l'ipotesi che è girata di Italia Nostra, il progetto, passatemi il termine, chiedo scusa se tecnicamente è sbagliato, che gira attorno alla scuola e punta direttamente a Cascina Bellaria, dove ci sono i campi da tennis, e quindi non entra nel parco e non va fino al cimitero degli inglesi, sì o no? Quella tratta lì utilizza proprietà di terzi, su aree non prese. Quindi non la prendete Italia in considerazione perché c'è il problema degli espropri? C'è il problema degli espropri. C'è un problema di espropri, c'è un problema che resterebbe molto inciso il canale nella parte più lata, una questione di come va il terreno, quindi sarebbe molto più fondo e dividerebbe in due, qui non sono segnate in mappa, ma ci sono attrezzature sportive sia qui che qui, e quindi questo è bene che resti unito come sistema. Sei d'accordo? Cioè qui dalle non foto aeree. No, io ragiono in un altro modo. Cioè qui ci sono le foto aeree. Così come non avete qui preso in considerazione la proposta. Scusate, la nostra proposta non propone di tagliare i campi, perché non continuiamo con questa cosa di dirci una roba per l'altra. La nostra proposta propone di stare a nord del parco di Trenno, eventualmente metterlo in una scatolato rettangolare e mettersi sulla griglia come l'avevate pensato qua sotto, e quindi dargli una leggerezza nel parco delle cave, proprio perché lì attraversa trasversalmente i percorsi nel parco di Trenno, scusa, e quindi noi non proponiamo di tagliare in due nessuna cosa, no? Adesso, perché mentre voi raccontate, io oggi intendo non accettare che si continuino a raccontare cose non vere sulla nostra proposta. Allora, dico, le verifiche che noi abbiamo fatto sulla proposta e le cose che sono emerse. La proposta è un tracciato, e che sui progetti si la proposta è un tracciato di direzione e non è un progetto, no, quindi lei non mi può dire che esatto, siccome passa qui. Ma vedendo dove può andare abbiamo allora valutato gli aspetti. Scusi, siccome è un tracciato, noi siamo a vedere dove cade. Abbia pazienza, Pellizzoni. No, cioè voi date un discorso di direzione e noi siamo andati a vedere dove cade, cosa succede con le quote. Non andare a tagliare. L'altra cosa che è stato preso su questa traversa è sia per il discorso del canale già esistente, sia per il discorso che questo non comprometterebbe rispetto a altre cose parallele, aree boscate o tagli particolari eccessivi di alberi, perché poi c'è questo discorso. Questa soluzione, diciamo, secondo noi hanno comunque poi un altro corollario, diciamo, una serie di vantaggi, nel senso che consentono di andare a fare il ripristino comunque del reticolo. Abbiamo fatto le verifiche di integrazione del reticolo e provare a riportare anche acqua. Allora, il tre terzi non si può utilizzare il cavo tre terzi perché ha porta dell'acqua sua e quindi ha comunque dei diritti d'acqua propri, quindi è di dimensione assolutamente non congruente con quelle che sono. Avete indagato? È il diritto che c'è sempre del fondo superiore a scaricare nel fondo inferiore. Non c'è niente di più
e quindi bisogna ricevere le acque del fondo superiore, cosa che è stata evidenziata nella nostra proposta. No, perché scusate, se ci diciamo cose non vere, io cerco sempre di dire le cose molto oggettive a partire dal lavoro che facciamo. E il Santa Maria? Il Santa Maria? Dove già entra il Villorese? Allora, iniziamo a distinguere due questioni, cioè c'erano due esigenze, una rivedere gli aspetti del tracciato, della configurazione del canale per in qualche modo renderlo, secondo alcuni, meno barriera, io ho capito questo. In realtà è un discorso poi di barriera un po' più larga di quella che c'è adesso, perché i fossi ci sono già su queste strade con i ponticelli, cioè non è che si passi da una parte all'altra cosa, il fosso già c'è, è un fosso più grande, questo lo ammettiamo. Quindi c'era un discorso di questo tipo e quindi di situazioni di aree, diciamo, più vissute, più densamente abitate, dove eventualmente limitare questo aspetto o spostare il canale per evitare che sia lì. L'altra esigenza che era emersa era quella che stava invece dicendo Massimo Recalcati, che era quello, c'è una via d'acqua e non ci date acqua al parco. In realtà però ne avevamo detto, il reticolo dell'acqua che arriva, arriva storicamente da un'altra parte, quello che arriva qui. Allora c'è stato un approfondimento per capire come andare in parallelo con le due questioni, cioè invece di forzare una cosa che nasce, fino, sono andata a rivedermi addirittura delle plenissime fattibilità consegnate, quelle del 2010, su questo tracciato per questioni comunque ideali di tendenza, di configurazione e tutto, perché tiene conto degli andamenti, e invece dare il discorso di acque come discorso complementare, ricucendo, ritrovando delle acque dal reticolo qui, che questo sì a cascata va in modo suo naturale, senza far forzature prolungando oltre il canale o facendo un canale troppo inciso, cioè è come cercare di piegare su una cosa che non gli appartiene rispetto agli andamenti questo canale. Questo è il ragionamento che è stato fatto. Quindi abbiamo disgiunto i due discorsi. Per dare l'acqua al parco di Trenno che lamenta la siccità, è meglio riprendere le pendenze che hanno sempre avuto le acque che vengono e che vengono dall'altra parte. E quindi MM sta facendo delle verifiche e disformerà su questa possibilità, con l'impegno a attivare anche questi tipi di piccoli interventi di connessione, eccetera, e del comune a proseguire poi su questa, che è chiaramente un utilizzo perché sono derivazioni di altre acque irrigue, sempre di acque irrigue o acque pulite stiamo parlando. Dall'altra invece valutare il discorso di trovare degli elementi in cui l'opera in sé, che comunque è una grande roggia con le sponde verdi, possa diventare nei punti in cui, rispetto alle soluzioni prospettate, trovare o una minore diciamo presenza, incisività in alcune situazioni densamente abitate dove potrebbe dar fastidio, oppure cambiare in parte il tracciato. Seguendo la scelta su questa era stata vista, qui io invito a far vedere sulla questione sulla foto aeree più recenti, perché visto che le hanno aggiornate, il discorso è che adesso in qualche modo passa qui in mezzo la via d'acqua e poi segue questo, diciamo, andamento nord-sud, invece in questo caso mettendo sia al limite est-ovest, poi scenderebbe due dopo, quindi su questo elemento, prendendo l'altro corso d'acqua che c'è. Poi si ricongiunge chiaramente col tracciato che da qui eccetera, che è sempre lo stesso dal 2010, tutte le cose presentate, discusse, nei comitati hanno sempre avuto quel tracciato qui. No, adesso no, questo io vi assicuro anche perché su questo, perché mi rendo conto che è impossibile sempre avere tutti presenti, però di riunioni in fase costruttiva, lo dico perché molte le ho organizzate e gestite io per capire, con associazioni, comitati, con le zone, con i vari settori del Comune di Milano, eccetera, ne abbiamo fatte dal 2010, io ho alcune le firme, le presenze, le partecipazioni, poi è possibile che non ci siano tutti, non ci sono mai tutti, alcuni, io credo che qualche comitato sia anche di nuova costituzione, quindi sicuramente nel 2010 neanche c'era. Quando vi venivano fatte le critiche non le ascoltavate? No, no, no. Abbiamo, allora, la data, maggio 2012 al Giardino Pertini, presenti tre presidenti del Consiglio di zona, presenti i vostri colleghi, abbiamo per la terza volta nel giro di un mese vi abbiamo detto che questo progetto faceva schifo, mi passi il termine, nel senso popolare del termine, non tecnico del termine. Ma abbiamo ascoltato voi come abbiamo ascoltato anche altri. No. Cioè, e alle nostre obiezioni, se vuole le faccio nomi di assessori, D'Alfonso, Benelli,
ci rispondevano, come dire, ma di che cavolo state parlando? Non ne sappiamo niente, perché questo era il livello di conoscenza. Monguzzi, un anno fa, ci diceva che c'erano dei consiglieri che erano convinti che era ancora un canale navigabile questo. Questo è il livello. No, questo per dire. Ma che io posso, cioè, io ti seguo la politica dalle analisi tecniche, dalle verifiche matematiche. Ma attenzione, rispetto al fatto che quali sono stabili, non sono cambiati da un anno all'altro. Per rendering con i battelli che vanno, la gente pensa. No, allora quello era una cosa del 2006, cos'è che era? No, no, adesso, anche dei giorni fa. Rispetto al fatto che i cittadini fossero contrari all'attraversamento del parco di Trenno, anche qui, è una storia del parco Pertini. È una storia vecchia di almeno un anno e mezzo, quindi no, oggi non ci si venga a dire carità. Non ci sono i tempi, ormai è tardi, l'abbiamo già detto, ve li abbiamo presentati, perché se uno se la canta e se la racconta da solo è sempre d'accordo, no, con sul tutti. Parco Pertini ci deve essere stato, è stato cambiato tre volte. Guarda, se vuole manderò anche un video di un'ora e mezza che abbiamo girato in quell'occasione. Architetto, okay. I cittadini sono contrari all'attraversamento del parco Pertini da parte di qualsiasi tubo. No, diciamo adesso non stiamo parlando del parco di Trenno. Ecco, allora visto. No, allora, visto che ci sono qua i comitati parte dalla scuola elementare di allora Diverno. Scusate un attimo, visto che stiamo parlando del allora, visto che ci stanno illustrando il percorso dal punto di vista tecnico, se finiamo la descrizione, scusate, se finiamo la descrizione, rendering sopra passa dentro di fianco, se finiamo la mura, scusa, nel fosso che c'è dentro, mura, se finiamo la, perché non doveva essere così. Se finiamo la descrizione, poi passiamo al ragionamento sull'idea, perché quello che non è ancora chiaro, io ve lo anticipo, ne abbiamo già parlato l'altra volta, scusami Mura, quello che noi non riusciamo a farvi comprendere, e quindi lo sforzo secondo me comincia adesso, è che dopo le opzioni tecniche, siccome le opzioni tecniche che voi ci state illustrando, entrambe entrano in maniera diversa in tutto il parco rispetto al percorso che c'è già adesso, quello che noi non riusciamo a farvi comprendere, e noi vorremmo che voi capiate, è che questo percorso che è stato recintato attualmente nel parco di Trenno, per chi vive lì, per chi frequenta il parco e per i cittadini che in questo periodo stanno aderendo alle iniziative, è una violazione dell'identità della gente che vive in quel posto. La vostra idea, tecnicamente o no, è un'idea debole rispetto alla cultura di quel posto. Poi architetto, io non entro nel merito delle competenze perché io non sono un architetto, mi scusi, ma quel posto ha dei vincoli paesaggistici che non sono solo quelli del CSNP, del Ministero, quelli indicati da Italia Nostra, come sono quelli indicati dalla cultura della gente che vive in quel parco. Voi state calando un'idea dall'alto come se fosse uno schema rigido, ma qui non dobbiamo discutere se è bello o no, architetto, se è valido o no. State violentando l'identità di un territorio. Rendetevi conto di questa cosa. Le opzioni tecniche. No, assolutamente. I tracciati di cui noi dobbiamo trovarci a discutere devono essere rispettosi dell'identità di quel luogo, di come è strutturato quel luogo. Il parco di Trenno è nato così. E si svilupperà così e verrà vissuto così, e non c'è nessun motivo di mettergli un'idea griglia sopra per collegare idealmente le vie d'acqua, perché è un collegamento ideale che avete nella testa voi, io non lo voglio discutere, è una filosofia diversa, ma qui è uno scontro tra due. Ma come no, architetto, non ci dovete entrare in quel parco in questo modo, lo state sventrando. Il ricongiungimento ideale delle vie d'acqua lo dovete fare in un altro modo, perché dovete rispettare la cultura di quel luogo, è un principio elementare di convivenza civile, ma è possibile che non lo capite. Dopodiché io mi rendo conto, sì, ho capito, benissimo, ci sono due opzioni completamente diverse. No, è tutto il canale il problema, il parco Pertini è quello lì, tutto il canale che non deve venire. Di cosa stiamo parlando? Infatti di cosa stiamo parlando? Io ti ho detto all'inizio, introducendo, che lo ripeto adesso, ve lo ripeto ancora, lo ripeto perché mi pare che sia, debba essere chiaro. Alternative. Noi oggi non è che parliamo canale sì, canale no. Ma chi è che sta dicendo? Sto dicendo un'altra cosa. No. Sto dicendo che le opzioni che noi possiamo prendere in considerazione sono opzioni tali da non pregiudicare quanto prima ho detto,
cioè una nuova messa in discussione di tutto il sistema autorizzativo e nuove cose di questo genere. Punto. Quindi questa roba qua, se... Ma lo, cos'ha a che fare 19. Questo col discorso che abbiamo appena fatto adesso? Che cos'ha a che fare col discorso dell'identità di un luogo, quello che stai dicendo tu? Allora, i problemi che hai tu e che avete voi. Io quando sento parlare di identità di un luogo. Ti viene la pelle di capone. No, non mi viene la pelle di capone, perché io vivo in luoghi dove l'identità l'abbiamo affrontata, non è Milano, no? Ecco, l'abbiamo affrontata e difesa in un certo modo, ma di identità ce ne sono diverse. Certo. In questo caso stiamo parlando di un'opera che dal punto di vista di chi l'ha progettata, dal punto di vista di chi l'ha voluta, certo, è un'opera che non solo non mette in discussione l'identità del luogo, ma certo che la mette in discussione, e come ce la mette in discussione? Non c'è dubbio su questo, ma c'è, non c'è dubbio, ma anche Expo è una cosa che per infatti non va bene. Ma infatti che cosa? Se Expo non va bene, cioè, ma è chiaro che è un problema di scelte. A Trenno non è mai venuto uno, fa su 40 anni fa sono qui, ti stanno dicendo l'intelligenza umana, non solo la... Oh ragazzi, però allora io non so come andare avanti, perché come dire, qui mi pare che il problema sia, noi volevamo spiegare onde evitare, si può avere opinioni a favore o contro, ma bisogna sapere di che cosa si sta parlando, questo come sul numero delle piante, come sulla questione delle bonifiche. Dopodiché è chiaro che se ci sono opinioni completamente diverse, sono opinioni completamente diverse, non ci posso fare perché, nulla. Ma, scusa, ma non lo sapevate che c'erano opinioni completamente diverse? Guarda, allora ma voi che non lo sappia, ma ogni cosa presenta opinioni diverse, ma ogni progetto può presentare opinioni a favore e opinioni diverse. Con tutto il rispetto del lavoro, fatto dagli architetti e dai progettisti, o vi rendete conto che state andando contro, non uso il termine identità, va bene, state andando contro alla cultura e al paesaggio di un luogo, o se no noi continueremo a discutere di opzioni tecniche senza un contesto, ed è quello che è stato fatto in questa operazione. È stato costruito un progetto che non tiene conto del contesto storico e paesaggistico di questa zona. Allora, però possiamo andare oltre le affermazioni poi, perché sennò se ci mettiamo a discutere... Ma le affermazioni devono essere suffragate da delle proposte che siano compatibili col perimetro a cui ho fatto. Ma scusami, la compatibilità è data dal fatto degli espropri, cioè l'elemento che blocca un altro percorso è il fatto dell'esproprio. L'esproprio è legato al fatto dei tempi. Ho capito. Se non ci sono i tempi è tutto il resto. Però mozione, vorrei fare una mozione d'ordine, tornare alla descrizione della proposta e poi fare le osservazioni. Dai, per prima la finiamo, meglio è. Avanti, andiamo. 10 questo è il percorso di zona 7, tutto zona 7. Questo è solo zona 7, non c'è zona 8, che strano. Siete partiti dal confine amministrativo tra zona 7 e zona 8. È vero, ma no, siamo partiti dal parco Trenno e zona 7. È il confine della zona 7. Eccolo qui, ma siccome ci avevano chiesto, no, però scusate, quando ci siamo trovati l'altra volta ci avete chiesto di studiare delle varianti sul parco di Trenno. Non mettiamo dentro la zona 7, parco di Trenno, non so neanche dove inizio. Per interrare l'abbiamo interrato, no, sono state raccolte le firme perché non firme passasse niente dal parco Pertini. Allora dovete dire un'altra roba, dovete dire non si fa quest'opera, è un'altra roba. No, possiamo tornare su questo. Io vi ho detto dall'inizio che ritengo legittima la posizione, ma non parole che non sono state dette. Noi non abbiamo mai detto di non fare l'opera. Entri nel santo, se uno mi dice non passi dal Pertini, non passi di qui, non si fa l'opera. Punto. Io non ho la competenza, non ho in mano la possibilità di fare questa roba. Riteniamo che delle alternative valide ci siano. Dove? Quali? Dimmi quali. Allora, Molino Dorino. E questa è un'alternativa valida. Sì. Facciamo nel 2027. Allora, c'è un canale, ci sono già canalature vuote. Ma sono già state fatte questi ragionamenti. Ma arriva dall'altra parte, abbia pazienza. Noi ci attacchiamo qui e seguiamo un canale vuoto, interrato, perché la città ci è andata sopra, che è un secondario milanese. Allora, che arriva già fino a via Gallarate, esattamente dove passiamo noi. Quindi andate a vedere, se voi guardate sulle carte storiche dell'Ottocento, del Novecento, c'è
c'è un secondario Villoresi, che è quello che seguiamo noi, dove poi l'autostrada, il cimitero eccetera ci sono andati sopra in parte. Perché questa storia non la rispettate al Parco delle Cave? No, ma per dire perché Albertini? Perché l'acqua usciva di lì? Perché per portarla da quella parte lì era meglio lì. Questa benissimo, arrivava da Pero. Benissimo, al Parco delle Cave, perché non rispettate la storia di cui sta parlando adesso? C'è un reticolo di fontanili secolari, alcuni medievali, che per secoli hanno portato l'acqua, che rientra... devono prendere l'acqua da una stessa fontanile da una rete irrigua, perché il fontanile è diventato sinonimo o da una di roggia. Sinonimo di roggia. In alcuni casi dell'acqua gli viene data, in alcuni punti sono... ci sia il ghiglio, che al Patellani già viene data. Ci sono due questioni... Posso dire una cosa velocissima? Se possiamo vedere la vostra proposta e poi fare le nostre osservazioni. Siccome... non è un solo comitato, sono tante associazioni, più comitati. Siamo cittadini. Esatto, sappiamo, non facciamo il tutto in erba un fascio. Qualcuno non vuole il canale, qualcuno lo vuole diverso. Non facciamo il tutto in erba un fascio. Se, no. C'è, non esiste. Non esiste. Scusate. Zona 8, nessuno vuole il canale. Un attimo fa. Un attimo fa quando il parco di Trenno, visto che la zona. Vabbè, visto che non si riesce a discutere di questo, andiamo avanti col progetto. Perché. Andiamo avanti. Comunque, chi ha capito, ha capito che non si fa il tutto in erba un fascio. Non tutti hanno capito, mi fa piacere che qualcun altro l'abbia fatto. Non faccio lezioni, ma mi è stato risposto in questo modo. Non toglie che questo tracciato così com'è non ci va. Scusate, io ho capito benissimo, molti non lo vogliono, altri hanno posizioni diverse. Io rispetto un secondo, Andiamo avanti. Ci è stato chiesto di valutare le alternative del parco di Trenno. Non è un atteggiamento. Allora, io 19 c'ero, è che se io dico che voi siete stato chiesto l'alternativa, un'opinione rispettabilissima. Non a caso siamo venuti con le alternative sul parco di Trenno. Succede, non è colpa vostra, succede sempre. Un giorno chiede una cosa, un'opinione negativa, pensa che è solo con l'opinione. E allora i cittadini sono tanti. Non li avremmo incontrati noi. Voi avete un'opinione rispettabile, altre persone ne hanno una diversa. Sto solo dicendo, visto che qualcuno si è appena lamentato che non è vero che non voleva il canale, ma una cosa diversa. Dico, non si fa, se non si può parlare, però dico solo che non si fa il tutto nel buon fascio, si rispettano tutte le opinioni, ma non esiste solo questa di opinioni. Detto questo, quello che penso io, ognuno pensa la propria idea, adesso andiamo avanti qua. Per cortesia, dai, per cortesia. Andiamo avanti. Prima gli presentiamo il progetto, però, perché non so chi gliel'abbia presentato. Allora, prima lo presentiamo, lo illustriamo e spieghiamo com'è. E poi dopo ascoltiamo i pareri. Io faccio questa proposta. Perché io non so su quale, posto che nessuno dice di aver assistito alle presentazioni o alle discussioni precedenti, la maggior parte delle persone che ci sono qui, e io ci credo perché è difficile raggiungere tutti, vorrei sapere sulla base di quali cose tutti sono sicuri che questa cosa non funzioni. Allora, a questo punto io avevo già detto che ero disponibile con i progettisti a fare una presentazione però complessiva per capire come nasce, per quale motivo, come è fatto, le varie fasi di studio e i vari iter che sono stati fatti anche di confronto. Poi non esiste un percorso, istituzionale, ma anche affiancato istituzionalmente con altre cose meno istituzionali, che riesca a coinvolgere una partecipazione globale. Io faccio questo mestiere da un sacco di anni, uno lavora con quattro comitati, poi fa l'assemblea generale e non rappresentano l'assemblea generale, oppure può succedere il contrario. Quindi è chiaro che non abbiamo raggiunto tutti, questo è chiarissimo. Però che non abbiamo fatto vari momenti di confronto, di apertura e di spiegazione, credo che molte persone che sono qui non lo possano negare perché erano presenti ai vari incontri. Con alcune delle facce che ci sono qui abbiamo fatto un sacco di sopralluoghi, di verifiche, con voi no.
però guardo di lì, guardo di là, cioè, ho l'elenco. Noi non ci conoscevamo prima, lo so, ho detto alcuni comitati li abbiamo scoperti dopo. E quindi questo va dato e quindi su questo va forse anche spiegato. Per cui a me sta anche bene, però, che possiate decidere sentendo la storia completa. Poi potete non condividerla, però perlomeno la versione di chi ha fatto il percorso dal 2010, sentendo gli enti, sentendo i tecnici e sentendo alcuni comitati, e poi farete le vostre valutazioni. Questo io lo considero una cosa semplicemente di correttezza, perché altrimenti io non riesco a capire in questo momento su che cosa... Beh, prima l'abbiamo spiegato. Sì, su quale, sì, ma anche su quali elementi del progetto, quali noti o quali non noti, c'è l'avversione delle persone, perché alcuni l'avranno studiato, alcuni... Scusa, non lo dico tecnica, quello sì. Allora, fra il cantiere e la roggia finita ci sono una bella differenza, cioè nel senso che fra i lavori che ci sono intorno alle cesate per andare a fare gli scavi e rimodellare e poi il risultato finale, voglio ben sperare metri. Che ci sia una differenza. Restano 15 metri. Vabbè, che comunque più no, piccoli no, possibili. Nei punti dove c'è la sistemazione paesaggistica, se no siamo fra i 5, 6, 7, in alcuni tratti 8, 9 con le spontanee vite. Okay. Non sono quei dati lì, come non sono quei dati lì sugli alberi, quindi a un certo punto daremo quelli anche ufficiali. Gli alberi colti. Perché altrimenti se uno prende la sezione in cui viene fatta la lanca col gioco d'acqua e prende quella come sezione tipo del canale, è chiaro che lì è più largo, ma perché viene fatto l'avvallamento, perché arrivino fino all'acqua e cannetti. Il problema è che non vogliamo vederlo. Il problema è non vogliamo vedere. Questo è difficile. Ti posso dire una adesso cosa? Il nostro obiettivo, non posso parlare? Posso. È il fatto, scusa, possiamo. No, infatti... hanno parlato le persone di là perché non posso parlare io. No, puoi parlare. Posso? Vabbè. Il nostro obiettivo primario che si riesca a ottenere è di usare questi soldi nel meglio modo possibile. Cioè avete la possibilità di gestire 90 milioni per fare di Milano una bella città migliore. Quello che è. 45. Non sono a nostra disposizione quei soldi. Non sono a nostra disposizione quei soldi. Quelli soldi che avete a disposizione non esistono, questi soldi. Nel miglior modo possibile. E questo progetto qui non è il miglior modo possibile. Progetti in 200 sé, volte, non il come. Lei può farmi sta domanda, ma dopo paghiamo i debiti. Ma che debiti? Ma c'è una società che ha una portale industriale con i soldi e che ha messo i soldi. Cosa, di che problemi stai parlando? Te l'ho spiegato, te l'ho detto 30 volte. Io al Pertini come lo le banche non anticipano niente su questi soldi. Ma non è, gradisco su Arexpo, ma non su Expo. Vabbè, vabbè, ero fuori Milano. Costava molto di meno. Perché non l'accettate? Eh? No, venivano rivalutati i fontanini, tutti i percorsi già preesistenti. Perché? Non sventravate neanche il parco. Perché? No, non è così. Perché? Possiamo. Diteci perché. Non avete assolutamente quello. Stanno cercando di dirvelo. Allora, facciamo finire la stanno cercando di dirvelo. Scusate però. Però così non è possibile, davvero. Anche il lavoro. Non è un'assemblea, non è un... Per favore. Allora, la richiesta è questa, finiamo la descrizione tecnica e poi per cortesia, la cortesia è riassumete i motivi per cui ritenete che il progetto alternativo di Italia Nostra non sia praticabile. Questo è ci arriviamo, se ci faccia arrivare. Ascoltiamo, ingegnere. Allora, dato che ho visto, mi casca anche l'occhio, prendo anche l'appunto subito così lo smistiamo subito. Passare da Molino Dorino e utilizzare il Santa Maria prevede che noi prendiamo l'acqua dal sito e la pompiamo da qui al 2050 perché le quote non ci sono. Quindi non si può pensare di prendere 2,5 metri che escono dal sito e farli passare per Pero. Niente pompe. Da nessuna parte. Non immaginate. Spiegateci per favore perché allora, il progetto di Italia Nostra, se vogliamo chiuderla perché così. Non può essere pompata. Se volete la mura, per favore, allora, non è adesso. In quella zona il sistema irrigua a scorrimento, funziona a scorrimento, sono a costi e tempi di gestione, modalità che costano. Ma contati 2 milioni di euro l'anno. Se finite la però facciamo finire la descrizione e poi facciamo le osservazioni. Quindi affinché sarebbe un recupero storico, ma arriva la l'acqua da una parte, in tutto il assolutamente no, è un'opera in gravità, è un canale, non ci sono le pompe, è a scorrimento, è a scorrimento, come le rocce, niente pompe, l'acqua in salita non ci va. Finiamo la descrizione, ci spiegate poi la fine. Secondo tema, anche in altri punti, via Novara,
così smarchiamo questo tema di via Novara. Ulteriori verifiche su cui ci siamo confrontati anche ieri sera con Italia Nostra per realizzare la proposta che viene da Italia Nostra, cioè passare in corrispondenza alla passerella, vuol dire realizzare un canale pensile per un metro, ovvero avere un muro alto un metro che corre in questo bosco che resta a nord della via Novara. Secondo noi non è un buon servizio al risultato finale. Quindi questione di quote. Viene dato che va in discesa l'acqua, per tenere le quote lì c'è una zona bassa, bisogna fare un bel muretto e mettere il canale pensile, come si faceva. Ci sono alcune zone dove l'irrigazione si fa con i canali pensili, diciamo, non è una zona dove si fa recupero urbanistico. E quindi bisogna si sifona solo in corrispondenza alla via Novara, ma non possiamo sifonare a partire da Pero, diciamo. Quindi bisogna passare a nord della zona, diciamo, più verso lato periferia. Quindi questo è un altro punto per noi fisso. Quel punto fisso lì, io sono andata a rivederlo, è così dal 2010, non esiste uno studio di fattibilità che abbia indicato come la possibilità di passare dall'altra parte, neanche i primissimi che pensavano altri tracciati più a sud, neanche i primissimi. Quindi perché il punto più idoneo dal punto di vista idraulico per passare, perché via Novara poi ha dei sottoservizi, dei vincoli da intervenire, del campo pozzi, cioè c'è di tutto, quindi non è che uno possa andare a scavare e fare come vuole. Terza pessimo zona, posto per passare. Terza zona, le strade le fanno il Parco delle Cave. E ci arriviamo. Qui, sul Parco delle Cave ci sono due scelte. Una è di tipo ingegneristico e una di strategia. Il primo tema, su cui sicuramente non siamo in accordo con la posizione Italia Nostra, è il lato verso città di Parco del Cave è il lato di pregio, cioè il lato più sistemato, dove è stato fatto maggiore investimento di recupero, dove ci sono aree umide di valore. Dall'altro lato, obiettivamente, di aree di grande pregio non esistono. Il canale è un elemento di valorizzazione, sta sul lato dove si fa la valorizzazione, non si fa sul lato dove c'è un intervento già dal nostro punto di vista finito. Nella soluzione, su questo devo dire, credo che con Pellizzoni siamo in accordo, nel recupero del tracciato ipotizzato da Italia Nostra, il recupero è un recupero della riga sul terreno, nel senso che non c'è un manufatto che va bene e non c'è una quota che va bene, quindi vuol dire comunque andare lì e riscavare sostanzialmente tutta l'opera. Quindi stiamo parlando No, è stata fatta una portata che non è quella di progetto di questo canale. C'è una questione di portata, ma la pendenza c'è. Parti da un punto e vai in un punto. È una questione di portata, non c'è la sezione. Non c'è la sezione. Pendenza per non le quote, perché le quote ci sono. Le quote non ci sono a nord, mentre qui potrebbero essere congruenti. Okay. Ma non ci sono le sezioni, quindi non c'è le osservazioni le facciamo quando ho finito. Non si può mettere acqua dentro neanche nel tre terzi? La parte a sud è perimetrale. Con queste quote qui no, però gliela si può forzare in qualche modo. No, verificate. Diciamo con portate non verificate. Quelle che sono. Dal 2010 anche quello. Si mette acqua non che nel tre terzi, quella parte a destra si può smettere utilizzare. Ma per il perché passa sotto siamo lì via Novara, si utilizza via Caldera e si fa anche il canale nel lato est. Non è vero quello che dice, scusi. No, ascolti un secondo però De Carli. Allora, il discorso l'avevamo detto all'inizio. Distinguiamo il discorso della via d'acqua con il suo punto di partenza e il suo punto di arrivo che sono fissi, il sito e il Naviglio, cioè su questo è in dubbio, è ancora più a nord il Villoresi. Dal discorso che noi sappiamo dell'acqua che invece è per questo ambito e in parte nel tre terzi che poi continua. Questo è, prendeva acqua non da qui, prendeva acqua da là. Allora abbiamo detto troviamo il modo di riprendere acqua da là per questo reticolo senza fare forzature complicatissime di difficilissime gestione anche futura su questo tracciato. Le due cose sono complementari. Se si riesce non le a prendere 2, 3, 4, 500 litri. Ne parliamo dopo, quello di cui stava parlando MM, che hanno fatto le verifiche. Allora ripartiamo dalla fonte, cioè da dove arrivava l'acqua lì. Cioè, non stiamo a far fare dei giri assurdi o delle cose. Tecnico, lei prima ha detto che non si può. Che non si può portare l'acqua a Molino Dorino perché le pompe costano troppo. Che non si può, ma allora domanda banale, se io interro da via Quarenghi a
via Mafalda di Savoia, spiegatemi cosa cambia, interrare da via Quarenghi a Mafalda di Savoia o interrare da via Quarenghi al Tre Terzi passando sotto la via Cilea e la via Balla e andando poi a riprendere il Tre Terzi a nord dell'abitato di Trenno. Dico cazzate? No, più o meno. No, per tanti, sì, così. Credo, dico sì. A naso, da non, scarso tecnico, sono 200 metri in più di sifonatura. Perché sono un po' più di 200 metri facendo 300. Quel giro lì e con una curva, no, che non è una cosa di poco conto. Dalla rotonda in fondo al Pertini, cioè dove inizia la strada, dove inizia il collegamento tra il Pertini e il Parco di Trenno, anziché venire giù verso il Parco di Trenno, andare dritto per la via Balla, seguire il reticolo viario che dalla via Rizzardi entra, non c'è, non si vede, è a nord di quella cantina. Se non sono 200 saranno 400 metri, ma si va a prendere il Tre Terzi a nord dell'abitato di Trenno, evitando il Parco di Trenno. Eccolo qua. Questo pezzo qua, questo pezzo qua. No, neanche, non si vede neanche qua. Da qua. Da qua si va a prendere il Tre Terzi qua. Là. Perché no? Viene giù qui. Qua. Qui c'è il passaggio fra le case. C'è tutta una strada asfaltata lì. Cioè, aspetta, che sta guardando l'ingegnere. No, ma ho capito qual è l'esigenza. Stiamo parlando di contesti completamente diversi. Allora, il primo contesto è... Salverebbe il Pertini e salverebbe Trenno. Questo sì, però questo è... Non è fattibile. Ma non è bello architettonicamente o così? Allora, non sono in grado di dirvi se è fattibile dal punto di vista geometrico. Questa è la prima per cosa. Per la pendenza? Se ce lo portiamo a spasso, facendolo passare anche da Roma, magari... No, si prende un sinfone legato così lungo. Perché c'è la strada che corre parallela al parco. E quest'acqua è acqua irrigua, il canale si deve prendere gli oneri di gestire. Detta così, scusami, ma io sento quando si fa un'opera bisogna sentire quella di gestire, perché se poi non la gestisce è un casino. Questo argomento, la storia della gestione di Milano, poi dovremmo parlare del Villo Reale per capire chi è che sono la montata. È plausibile il canale è facciamo, non mi piace entrare troppo nella tecnica, ma ogni volta che voi passate sotto un manufatto si può fare perché l'acqua, come nei sifoni dei bagni, va su e giù, ma non è che va su e giù a prezzo di 0 cm, un po' di centimetri tra qui e lì ci deve avere, se no l'acqua non ci va. Ma nella vita va. Torna indietro. Ho capito, ma io non la spingo, cioè se viene lei insieme a me a spingerla, magari la mandiamo avanti. Si spinge, però stiamo cercando di verificare anche sotto servizio. È una verifica che non sono in grado di fare. Sono delle verifiche della Madonna per farsi questo figo. Punto 2, fare un canale sotto una strada. Bisogna vedere sotto che la cosa strada. Ci passa insieme a quel canale lì, presumibilmente su quella strada passerà la fognatura, l'acquedotto, il gas, la luce e quant'altro ci sia. Vado a memoria, non stiamo parlando dell'autostrada del della Sole. Vecchia via Torrazza che era affiancata da un canale, adesso sì, è asfaltata, no? Che è come fosse la via Appia, se vedete le curve. Cioè, presumibilmente c'è sotto la fogna, guardi, se non la sto inventando, però ve la sto inventando. Lo trova tra il campo sportivo e la strada, se vuole facciamo vedere. Ma io poi ci sarà la tele con passo per tutto. Non si fanno, e questo fatemelo dire con assoluta tranquillità. Fino al 90 c'era. Non si fanno i progetti in un'assemblea pubblica, nel senso che avete chiesto di fare una verifica su un tracciato e vi abbiamo detto che il motivo secondo noi il tracciato va bene e io voglio dire, poi lasciamo volentieri la parola per gli altri che dirà che tiene che va benissimo, non è che io voglio per forza prendere una posizione piuttosto che l'altra. La nostra verifica tecnica non porta lì, possiamo provare a vedere se c'è un altro, possiamo vedere anche se passa sotto la 4, forse anche sotto la 4, però basta avere chiari principi. Cioè, devo fare una verifica, non è che invento. Si può fare questa verifica con Folonieri? Non ci sono più i tempi per fare questa verifica. Ma perché? Ma perché? Ma questa non è una modifica di tracciato, questo è un altro stravolgimento. Non è così? Non ci Allora, vorrei... Ascolta,
Tu vuoi finire oppure? No, finiamo. Torniamo nella parte bassa di Parco Cave, che anche qui due valutazioni abbiamo fatto nella parte bassa di Parco Cave, con delle varianti magari ritenute anche piccole, ma che secondo noi possono avere un vantaggio significativo. Allora, una prima valutazione è di uscire dal tracciato nel Pratone a sud della via Brogini, portandosi in parallelo sostanzialmente al canale che già oggi c'è e andando a ricollegarsi sotto. La verifica qui è che si passa sopra lo scolmatore e quindi si può passare in questa posizione. E la seconda tema che mette insieme due esigenze, un'esigenza che era quella di salvaguardia della zona del Belvedere e la seconda esigenza, che è questa segnalazione che arriva da tutte le parti sulle problematiche di Cavacabassi, qui invece di fare un manufatto completamente interrato, nel senso di fare un tratto in spingitubo molto basso, cioè sotto la quota, diciamo, del fondo cava, e quindi qui portare un manufatto che di fatto è un tubo che passa nella parte di terreno vergine che resta sotto il canale al fondo cava, con spingitubo un micro tunnel al di sotto del in questa zona dalle nostre valutazioni, dato che siamo in bordo alla cava, siamo in una zona sicuramente inquinata, con situazione in cui dovrebbe esserci una cava profonda 6-7 metri. Noi questa cosa possiamo portarci tranquillamente fino a una decina di metri e passiamo al di sotto, diciamo, nel terreno vergine che resterà sotto, quindi ci leviamo tutti i dubbi. Gli garantiamo la pensione. No, vabbè, fanno i supplementi di indagine. Trafila il terreno. Sì, un micro tunnel, una galleria fatta con tecnologia, diciamo, da scavo di galleria. Una mini talpa, una roba. Più profonde. Sì, ma lo spingitubo si è sempre fatto per passare sotto le strade o le ferrovie. Siamo 15 metri. Quella parte lì è stata fatta già dal 60-65. Poi sappiamo che ci sono degli inquinanti. Ed è stata chiusa, ma che dal 65 al 72. Per cui la tecnica di escavazione in quegli anni era che andava giù fino a 15-16 metri. Come è profonda la Cabassi? La Cabassi e la Ongari sono le due cave più profonde, più la Ongari insomma che la Cabassi. Per cui il fondo cava lì in quel punto lì probabilmente è di 12-15 metri come minimo. Allora possiamo anche scendere oltre la profondità di una decina. Perché... No, ma allora su questa cosa. Ma non fanno i supplementi di indagine. Non è che siamo venuti, non li chiedo a dirvi perché eravamo là insieme. Guardate che voi andate su una escava, cioè ci avete guardato come dei marziani. Che non era vero. Teniamo al ragionamento. Cioè, no, ci queste cose, questi incontri, no, siamo sopra la cava. Ce l'avete? La cava non è solo quello dove c'è l'acqua. Chiariamo l'acqua alta. Ci fate mettere insieme l'ingegneria, diciamo, a questa che è un livello di visualizzazione per una riunione di questo tipo. Cioè, qui basta fare una geoelettrica, trovare il perimetro del fondo cava e passare un metro sotto, fine della trasmissione. Cioè, l'ingegneria si fa in questa maniera. Cioè, sotto se arriva. Ma è anche sul lato sinistro, cioè anche lì sul lato ovest, no, lì che non è scava, che ve lo comunico. Anche lì sul lato ovest, per circa 150 metri, siete su una scava. Cosa che gli ha fatto lui è andato in area. Noi, la zona, diciamo, dal Belvedere in avanti è la zona considerata come criterio. Quelle più in alto, allora, il Parco del Cave, che noi possiamo trovare delle situazioni dove ci sono delle ex cave più o meno profonde, lo sappiamo, queste sono state assolutamente utilizzate in fase di progetto, quindi non è che stiamo parlando di no. Lo dico pubblicamente che 150 metri e poi tutto quel tratto che si passa dove c'è il Belvedere è tutta zona di scava. Sì, pronto. Per sapere i cittadini. Dopo le manda la fattura. Finiamo? A quel punto, diciamo, per noi il progetto si ricollega sul tracciato di progetto, nel senso che noi riteniamo opportuno comunque rifare l'ultimo pezzo della via Cancro, perché questo in qualche maniera ci consente di rimettere acqua in quella sfortunata fontana che sta lì in fondo, quindi in qualche maniera andare a recuperare una cosa che oggi
non è una testimonianza di un buon risultato che abbiamo progetto. Comunque già pagato, vorrei sottolineare, perché è brutta e non è funzionale. No, assolutamente, cioè, non è colpa di Expo. Non abbia fatto nelle tengo case, a sottolineare che stiamo parlando fontana, comunque sempre di demolire qualcosa che è già stato ripagato. No, vogliamo riattivare, vogliamo contrario, che è una cosa diversa. No, ci è stato chiesto dare il flusso continuo d'acqua in modo che lo stagni e lo stagni. Quello su cui si è fatto in questi ultimi anni. E quindi viene fatta la derivazione per dare la continuità del flusso d'acqua. Se l'acqua scorre è un'altra cosa. Sotto la 4. Se inizia a scorrere l'acqua è un'altra cosa. Così è vediamo la fine. Non cerchiamo nulla, l'abbiamo trovata come tante altre cose. Non possiamo risolvere nulla. Non ci sono i tempi per quella roba. Deve passare sotto la di riuscire a garantire l'integrità più completa. Eliminata. Qui c'è la necessità. Allora, questa curva che nasce qui nasce dal fatto che comunque nel progetto di sistemazione di questa fascia c'era una rotatoria di chiusura e qui c'è la zona degli arcieri che c'è qui sopra, quindi diciamo in qualche maniera questo tracciato viene comandato un po' da questa cosa, un po' dal fatto che qui comunque c'è una fognatura, quindi il sifone ha necessità di avere una certa lunghezza e quindi si può partire a un certo numero di metri dalla posizione della via così. Poi affiancarsi qui è una proposta, nel senso che se c'è un'esigenza di andare a mantenere in maniera più completa questo platone, ci si può affiancare. Se non c'è l'esigenza, noi restiamo col progetto di oggi senza colpo ferire. Ci sono anche terze possibilità. Allora, terza possibilità. La domanda era questa qua. Voi avete elaborato comunque adesso delle proposte alternative. Noi non siamo d'accordo, ma in questo momento non è questo il punto. Quanto ci avete messo a elaborare questa proposta? Questi 15 giorni, no? Cioè da quando ci siamo visti? Allora, meno. Non sono elaborate, sono state delle verifiche di... Allora, distinguerei fra le verifiche di fattibilità e la variante progettuale. Perché poi arrivare a fare la variante di progetto ci vuole un po' di più. Diciamo che queste sono le verifiche di fattibilità su delle cose che potrebbero essere fatte, progettate. Quanto ci avete impiegato? Poco. Ma allora scusate, se ci avete impiegato così poco, e lo dico anche a Confalonia. Visto che non c'è fammi finire la domanda, per abbreviare i tempi. È che noi sappiamo già la risposta. C'è sempre fretta. Volevo una domanda e provo la risposta. Fate delle altre verifiche su altre tracciate. No, la risposta è, gliela do subito, nel senso che sennò sono tanto poi con... ogni allora, noi abbiamo fatto le verifiche. No, non è così, però. Conosciamo il territorio, c'è qualche progetto nella nostra vita l'abbiamo fatto. Certo. Allora, ci sono delle situazioni più facili a fare delle varianti di progetto e delle situazioni molto più complesse dove non se ne esce in termini temporali a fare il progetto e poi eseguire l'opera. Allora, perché si è deciso di fare questo attraversamento e non la Fratelli di Dio, per dire un esempio che era sul tavolo? Perché sulla Fratelli di Dio A passa già lo scolmatore Olona, quindi è un manufattino largo 11 metri che sta lì sotto interrato. B ci stanno le fognature, C noi ci infiliamo in una cosa in cui per mettere un tubo di 1,80 m forse non arriviamo dopo aver fatto un progetto vero a quel punto lì, quindi probabilmente un mese e mezzo di lavoro, forse non riusciamo a metterlo. Questa soluzione è una soluzione in cui in una situazione... è tutto urbanizzato, anche lì avete progettato in aree fortemente antropizzate. Certo, l'abbiamo fatto per mesi dopo un confronto. Torniamo. Io non voglio tornare sul ragionamento di Anna Rossi, ma quando si fanno un percorso che è durato comunque sulla fase del preliminare e sulla fase del definitivo, allora è chiaro che poi il progetto richiede dei tempi. Questo progetto è un progetto complicatissimo che mi ha richiesto 7-8 mesi di lavoro, lavorando notte e giorno. Che si complica sempre più strada facendo. Non c'è dubbio. Allora, il problema è che dovete farlo vedere sto canale da qualche parte. Però scusatemi, io faccio il tecnico e guardo anche sui giornali che cosa succede, non solo quando vedo la recensione. Se è politica. Vabbè, però intanto i tecnici hanno spiegato. Sì, questo è la recensione. Facciamo l'assemblea con il sindaco. Avranno tenuto anche larghe per tenere me. Ma ha detto 10 minuti fa. Io essendo lineare il cantiere, loro non c'è la parte di piano. Qua c'è da rivedere tutto il processo. Perché la piscina con i pesci rossi.
non la vogliamo, non serve a niente. Allora c'è da rivedere tutto il progetto in generale, che è sbagliato, che non serve a niente, è solo un'opera grande, io rispondo perché serve. Facciamo l'assemblea col sindaco. Sì, ma non su questo. Facciamo l'assemblea pubblica col sindaco. Sì, ma non su questo. No, io non ho detto. Allora, ripeto, mi si può contestare le cose che dico per quelle che dico. Io quando ho parlato di assemblea pubblica ho parlato, vogliamo fare un'assemblea pubblica, a cui chiedo anche sulla questione delle priorità che l'amministrazione comunale si deve dare in riferimento al bilancio? Sì, punto. No, io questo ho detto. Io questo ho detto. Ho detto questo, parlando di bonifiche, parlando di queste robe. Questo ho detto. Ma non le esci, non le esci da parlare, vedi che è un ginepraio, perché il progetto è adesso sbagliato. Adesso basta, a monte. Elsa, lascia parlare. Allora, il progetto a monte, non le esci. Basta, Elsa, lascia parlare. Ah, via. La domanda tecnica. No, dai. Domanda tecnica. Allora, c'è Pellizzori, scusate, c'è Italia Nostra, perché sennò è finito, diventa il convitato di Pietro, dai. Dunque, scusa, ci siamo incontrati così in relazione a cosa abbiamo fatto, ci siamo incontrati ieri con MM perché con l'obiettivo di terminare quel lavoro che avevamo fatto nel precedente incontro, di valutare le criticità del percorso proposto da Italia Nostra. E abbiamo verificato innanzitutto una cosa, che quella valutazione che non ci fosse la possibilità di passare da quella parte, che non ci fosse la possibilità idraulica da quella parte, dichiarata ripetutamente anche in incontri pubblici recenti, non sussiste. Cioè la possibilità idraulica di passare sul lato est del Parco delle Cave e di passare nel Trenno con un tratto a nord del Parco di Trenno, o tombinato, o grigliato, eccetera, eccetera, la possibilità tecnica idraulica esiste. Quindi oggi sgombriamo il terreno da questa affermazione che dura da 3 anni e che viene fatta reiteratamente da 3 anni e che non era vera. No, questo mi sembra importante dirlo, perché così è, sullo quale tra l'altro c'è stato uno studio di fattibilità dell'ingegnere Politecnico, eccetera, eccetera. Restano, abbiamo esaminato una serie di criticità che oggettivamente ci sono. Il tratto tombinato nord di Trenno è molto profondo, però se fosse tombinato credo che il fatto che sia profondo non ci fa nessun problema. C'è un problema, sto proprio relazionando, c'è un problema tecnico, che gli espropri che avvengono nell'area Ligresti a fianco del Parco di Trenno e che sono già stati avviati nella parte bassa dell'area Ligresti, dovrebbero avere una corrispondente acquisizione anche per superficie un po' inferiore nella parte a nord. Obiettivamente questa è una difficoltà di percorso, perché se un esproprio è stato fatto e bisogna fare un nuovo esproprio, è una difficoltà di percorso. Peraltro credo di poter dire che se un soggetto, tra l'altro un po' traballante come può essere il soggetto Ligresti, il soggetto viene espropriato a questa parte, gli si propone di spostare di là e nel frattempo finire le procedure, forse potrebbe essere, ma lo lascio sempre col punto di domanda, perseguibile questa strada. Dopodiché avevamo riguardato quella parte in cui la volta scorsa si diceva che il canale è pensile, mi sembrava che l'avessimo risolta, ma se voi avete rivisto che dovete venire ancora con un metro fuori terra, io però segnalo questo, per chi conosce quell'area, quel tratto dove ci potrebbe essere un problema di fare un'arginatura che esce da terra, è il tratto dove c'è il ponte della cosa. Quindi è un tratto di territorio totalmente sconvolto dalle situazioni, dalle occupazioni che ci sono state lì, eccetera, eccetera, in cui non credo che sotto il profilo paesaggistico il fatto di avere un canale con un muro che va fuori terra di 1 metro non credo che ponga alcun problema. Devo anche dire che tutto il canale quando esce di qua e va sotto è tutto fuori terra per tutta la città, quindi
se lì non fa una difficoltà paesaggistica non mi sembra un problema grave, salvo andare ancora a verificare delle cose. E poi dopodiché sappiamo che, e lo sappiamo, sapevamo quando l'abbiamo tracciato, che questo tracciato ha bisogno di riprofilatura dei canali e ha bisogno di alcuni manufatti da rifare, eccetera, eccetera. Non è tutto, perché il canale perimetrale del Parco delle Cave è utilizzabile. Altra affermazione che è sempre stata fatta, che quel canale non è utilizzabile, che non sono utilizzabili i ponti, eccetera, eccetera, affermazione che è stata fatta con grande tenacia per gli anni, nei tempi passati, non è vera, e l'abbiamo verificato ieri guardando le quote. Il canale perimetrale delle cave che oggi è lì utilizzato si può invece utilizzare. Dopodiché ieri abbiamo visto anche questo percorso, se l'ingegnere Calcati dice che va dentro in una parte già sistemata del parco, in quella parte sistemata del parco io credo che non fa sconvolgimenti. Primo, nel canale, tanto li fa sopra, sopra la cascina caldera, il canale che attraversa di traverso quell'area, è un canale che interrompe il paesaggio in modo gravissimo davanti a una cascina che tutti siamo convinti, il Comune di Milano per primo, di mantenere nel suo senso storico, eccetera. Quel canale è uno sbarramento, è un canale molto grande, è un non vale dire che va sui canali esistenti, perché i canali esistenti andavano da nord a sud come canali di trasferimento di acque, quindi di corpi consistenti, e quei canali che hanno quell'andamento lì erano le piccole ad acquatrici che servivano ad acquare i campi, quindi avevano una dimensione di un metro di larghezza, eccetera. È tutta un'altra dimensione, un'altra forma di quella trama. Se voi andate a vedere che cos'è il canale deviatore Olona, vedete cosa significa mettere dentro un grande canale che spacca la trama esistente del territorio. Allora, da quella parte, la prima parte va dentro in un canale che già c'è, non fa nessun danno. Nella seconda parte ci sono da fare delle tombinature da rifare, ma sono in un'area non piantumata, per esempio davanti al lotto di via Pompeo Marchesi, quella lì è un'area non piantumata e va sistemata. Una criticità che abbiamo sottolineato anche noi, che lì bisogna convivere con i percorsi che vanno a dare acqua all'agricoltura, quindi lì non è che il tubo che c'è, lì c'è un tubo esistente che non è nemmeno ben funzionale per l'agricoltura, perché nei lavori del lotto di Pompeo Marchesi hanno tolto un canale che c'era, che serviva all'agricoltura. Oggi ci sono un po' di problemi che potrebbero generare un collasso su Misericordia mentre si porta giù l'acqua nelle terre di sotto della cascina interna, perché si è utilizzato dei due canali che erano in sottosuolo quello che era più alto, creando un problema idrico. Quindi lì ci sono problemi anche di altro tipo idrico da risolvere, ma sono tutti problemi normali che si risolvono quando si affronta da un tracciato di fattibilità, si affronta il progetto. Ci sono dei sottopassi da fare, eccetera. In corrispondenza alla zona naturalistica, il canale potrebbe essere addirittura una risorsa, perché le zone naturalistiche non devono essere fruite con un ingresso generalizzato a pioggia, ma con degli ingressi puntuali. Infatti, se voi andate lì a vedere davanti alla zona naturalistica, c'è una grande rete, perché di lì non si deve passare, si deve passare dai due cancelli. Se lì si costruisce il canale, questo qui diventa la barriera naturale della parte naturalistica, e togliamo ovviamente la rete, ci sarà il parapetto del canale, eccetera. Quindi lì non vedo sconvolgimenti. Quando scendiamo nella caldera, evidentemente il canale è da riprofilare, perché va dentro nel Misericordia, che non solo forse era già più piccolo in origine, ma oggi è piccolissimo, perché quei fontalini lì non danno più acqua, quindi alla fine diventa un pusset per scaricare le acque eccedenti, quindi è da riprofilare, poi si passa là dietro, le quote ci sono tutte, eccetera. Detto questo per dire come quel tracciato è un tracciato che ha una sua fattibilità, e io ritengo anche nel corso dell'esecuzione meno interventi nei parchi. Al contrario, il tracciato che sta da questa parte non fa affatto una riqualificazione. Non è che io se ci metto dentro un canale in un'area non organizzata, non strutturata, ho migliorato quell'area, anzi la peggioro, perché quando andrò a lavorarci lì c'ho dentro un vincolo che mi peggiora. Devo ricordare che quel versante di qui del Parco delle Cave, nei progetti 97, credo, 96, quando progetti che erano fatti per determinare l'esproprio, questo fronte indicava in quest'area, in uno zoning, eccetera, tutta l'area per i servizi per la residenza, che poi sono stati sviluppati in progetti del Parco delle Cave, che forse sono
potrebbero anche essere superati, eccetera, eccetera, ma quello che resta è la sostanza, che lì erano programmati servizi per la residenza, più diretti per gli abitanti di Baggio, quel canale lì che gli occupa un'area, la taglia, eccetera, eccetera, è un'area estremamente estesa, teniamo conto che lì ci sono anche le aree delle cave che sono recintate, eccetera, eccetera, vuol dire compromettere fortemente la possibilità di creare questi servizi e la permeabilità del parco da quella parte. Quindi quel problema c'è per il futuro. Oggi è evidente che di qui non si fanno grandi sconquassi nel parco, ma non si fanno nemmeno di là. Dopodiché ci sono i problemi che pone Gianni Fanonieri, perché ci sono i problemi dei tempi. Io credo che su questo forse si deve fare uno sforzo per vedere se si riesce, ammesso che non si ritenga che questo è meglio, perché la scelta, se si fa questo, se si fa quell'altro, è una scelta che compete all'amministrazione, con tutto. Italia Nostra non è un contropotere che dice la mia scelta va bene, quella dell'amministrazione non va bene. Noi abbiamo fatto una proposta che è perfettamente in linea col lavoro che facciamo. Noi costruiamo un parco, noi stiamo lavorando in questo territorio, ci abbiamo lavorato su, abbiamo fatto delle riflessioni, abbiamo portato questo lavoro che avrebbe voluto essere una collaborazione, ma che non ha potuto esserlo perché Expo ha sempre chiuso tutte le orecchie possibili. Expo è qui, quindi ci siamo visti tante volte, abbiamo detto dal primo giorno questo tracciato per noi è inaccettabile, ma la risposta è stata va bene, perché altrimenti se non lo facciamo subito parte Expo e se per caso piove Expo va sott'acqua. Ma mi pare che questo canale non finisca, no, lei ci ha detto che quell'area di Expo era un'area sotto il livello di campagna e che in caso di pioggia andava tutta sott'acqua, per cui il canale arrivata urgenza e dovete farlo prima che partisse Expo. Non credo neanche che finisca prima che parte. Ma comunque è uno degli episodi. No, ma non è solo in caso se piova. Allora, vi è stato detto, non da me, che esiste, io vi ho detto che serve anche per convogliare lì le acque meteoriche di Expo. Ma comunque 2 metri cubi d'acqua in Expo entrano per fare andare tutti gli impianti eccetera e devono uscire, quindi sono 2 metri cubi che diventano in caso di pioggia 2,6 metri cubi secondo, questo è indubbio, ma è un particolare che non mi interessa e quelli devono uscire. Torno a dire che il problema qui sta, no, sono così, chieda agli idraulici quanti sono, perché la scelta se questo tracciato è meglio o è peggio non compete a Expo, compete all'amministrazione milanese, perché va nei parchi dell'amministrazione milanese. Questo è il nostro il compito e il ruolo di dire mi piace di più così o mi piace di più cos'ha, ritengo che sia più utile questo, più utile quell'altro. Non vogliamo assolutamente entrare in questa roba qui, però credo che è un'opera che entra nei parchi della e noi quando abbiamo chiesto la commissione verde, che poi non fu fatta, chiedevamo di andare a parlare di che cosa succede nei parchi milanesi con questo canale. Questo è il problema. Un anno fa circa. Quando sì, c'era tanto tempo. Vabbè. Punto, io credo di avere finito. E dico ancora che noi di Via d'Acqua ci siamo occupati di questo pezzo che attraversa quest'area. Le problematicità più generali della Via d'Acqua le conosciamo tutti, ci sono tesi verde, tesi contro, ci sono anche giustificate anche le tesi contro, credo, ritengo, ma noi ci siamo occupati di questo pezzo perché di questo pezzo di territorio milanese ci occupiamo da 40 anni, è in continuità col lavoro che facciamo nel lavorare nel verde. Alle osservazioni, no, scusate, alle osservazioni. Una cosa, scusa, completamente di questo, però. Allora, come Pelizzoni ben sa, nella primissima fattibilità passava il canale sul tracciato lato est del parco cave, nella prima fattibilità. Poi non è che Expo decide, Expo con i progettisti incaricati ha fatto le verifiche con tutti gli enti, sia dal punto di vista realizzativo, operativo, delle opportunità e delle problematiche tecniche. Quindi non è che decide che gli piace di più una cosa o l'altra. No, e tutte le verifiche. Perché gli piace, voleva fare una grande opera. No. Allora, io le guardi, se vuole ce l'ho qua. La primissima fattibilità del 2010 nel parco di Trenno aveva lo stesso identico tracciato, quella di Paoletti. Nel parco cave aveva il lato est. Poi aveva un problema che non sapeva come uscire, quindi c'era un tubo infinito che arrivava giù fino al naviglio interrato, che non era possibile. Le valutazioni successive fatte col progetto preliminare sono state fatte tratto per tratto dai progettisti incaricati da Expo
insieme agli enti. Cioè non è che Expo parte perché vuol fare una cosa, cioè, questo io vorrei proprio sfatarla, questa idea. Aveva l'idea generale di fare la via d'acqua e la connessione, era stata condivisa sul tavolo degli enti e l'ha ereditata Expo in una soluzione che veniva da un cosiddetto tavolo Lombardia dove c'erano tutti gli enti coinvolti e risolveva sia il problema irriguo che quello della funzionalità idraulica sostenibile del sito Expo, perché è uno dei pochi insediamenti dove non c'è spreco d'acqua. Nel senso che quell'acqua di raffrescamento è l'acqua irrigua che gira e viene restituita alla rete irrigua, l'acqua meteorica viene recuperata all'uso irriguo, invece adesso normalmente queste cose vanno mandate in fognatura, così è, e siccome sono acque pulite è un peccato, e quindi risolveva insieme